Ciao ragazzi, sono Nico. Oh my god! Benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre su Apex Legends e oggi parliamo della possibilità di avere delle animazioni personalizzate per ogni personaggio. Questo perché nei diversi trailer della Season 2 abbiamo potuto vedere come Watson abbia un'animazione tutta sua quando rianima un compagno. E allora ci concentreremo soprattutto sulle animazioni della rianimazione, provando a ipotizzarne una per ogni leggenda. Ma poi parleremo anche della possibilità più in generale di avere una caratterizzazione migliore per ogni personaggio. E allora, le cose di cui parlare sono tante. Io come sempre vi ricordo che i saluti li farò alla fine e vi invito subito, se non l'avete già fatto, a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale. Adesso io vi lascio al gameplay e noi ci rivediamo nell'outro, quindi buona visione. Eccoci qui, e allora vi ripeto l'argomento del video, che è quello delle animazioni personalizzate per ogni personaggio, nel caso ve lo siate già dimenticati. Ribadisco, nei trailer della Season 2 abbiamo visto come Watson abbia delle animazioni personalizzate quantomeno per quanto riguarda la rianimazione. Nel momento in cui tira su da terra l'Octane, che era stato schiacciato dal repulsore, non fa la classica animazione ma sfrutta la sua elettricità. E allora, dopo aver visto quel trailer, io mi sono chiesto perché non fanno una cosa simile per tutti i personaggi. Ogni leggenda di Apex ha delle peculiarità e potrebbero sfruttarle per realizzare delle animazioni personalizzate per ognuno, proprio come Watson sfrutta il suo elemento tipico, che è l'elettricità, per rianimare i compagni. In ogni caso mi sto concentrando soprattutto sull'animazione della rianimazione, perché è quella che principalmente abbiamo visto, infatti ve l'ho anche messa nel titolo e nella copertina. Ciò nonostante, dopo parleremo di questa questione un po' più in generale, ma prima di tutto mi piacerebbe proporvi le mie idee per quanto riguarda delle animazioni personalizzate per la rianimazione. E mi tocca fare la solita premessa: queste sono solamente le mie idee. Se voi non siete d'accordo, non ha senso criticare, non ha senso offendere, ma presentate anche le vostre con un commento, in modo tra l'altro da contribuire a creare un buon dibattito e raccogliere il maggior numero di idee possibili. E allora andiamo con ordine e iniziamo con Bloodhound. L'animazione per Bloodhound è stata un po' difficile da pensare. Alla fine sono giunta alla conclusione che mi piacerebbe vedere qualcosa che sfrutti la sua vista. Mi spiego, potrebbe sfruttare la solita siringa per rianimare il compagno e nel frattempo scannerizzare il suo corpo con la sua vista, e magari nel frattempo dire una frase del tipo "non sono presenti ferite fatali". Sì, insomma, non cambierebbe troppo dall'animazione classica, ma aggiungerebbe questo suo particolare. Se no, un'altra possibilità è quella di fargli sfruttare il corpo, che magari potrebbe portare delle erbe mediche o una cosa del genere. Passando a Gibraltar, qui si tratta forse della leggenda più difficile, perché non ha delle abilità particolari che possano essere sfruttate in questo senso. Potrebbe semplicemente dare qualche pacca al compagno a terra o rialzarlo con la forza. Lifeline, da quello che ho potuto notare, sembra già avere un'animazione personalizzata per quanto riguarda la rianimazione. Tuttavia potrebbe essere migliorata, magari facendole sfruttare il suo drone di guarigione. Il problema qual è? È che Lifeline ha un'animazione della rianimazione molto più breve di quella di tutte le altre leggende, quindi ci vorrebbe veramente qualcosa di velocissimo. Pathfinder, secondo me, potrebbe trasformare il suo braccio in un attrezzo medico, un po' come lo trasforma quando deve analizzare i trasmettitori. O in alternativa, potrebbe sfruttare il suo rampino per tirare sul compagno. Passiamo a Wright, e la cosa più figa per Wright sarebbe, secondo me, che lei facesse un portale all'interno del quale il compagno ferito sparisce per poi ricomparire totalmente guarito. Insomma, il compagno a terra verrebbe scambiato con il se stesso di un'altra dimensione. E anche Bangalore è un bel problema. Forse a lei lascerei la rianimazione standard, anche perché alla fine che coinvolga i fumogeni non mi viene in mente niente e non ha altre abilità particolari, quindi non saprei veramente cosa inventarmi. Caustic invece potrebbe sfruttare il suo aspetto intimidatorio. Magari potrebbe minacciare il compagno con una bomboletta di gas e questo, piuttosto che essere finito da Caustic, si rialzerebbe. Per Mirage ho avuto forse l'idea migliore di tutte, infatti lui potrebbe fare un massaggio cardiaco mentre la sua copia fa una respirazione bocca a bocca, oppure l'inverso. A Octane, per quanto banale possa essere, gli farei sfruttare la sua siringa. Poi ovviamente io ho pensato tutte queste animazioni della rianimazione dalla prospettiva di chi cura, ma si può fare anche l'opposto, nel senso, invece di dare un'animazione particolare per chi rianima, la potrebbero dare in base a chi viene rianimato. Per esempio, quando rianimi un Pathfinder potresti inserire un codice per fargli rianimare
riavviare il sistema. Anche se, visto che ormai hanno introdotto quella per Watson, penso che continueranno in questo modo, se mai dovessero continuare. Poi, una precisazione che mi sembra scontata, ma che vi faccio lo stesso, queste animazioni non dovrebbero cambiare nulla da quelle di base. Cioè, dovrebbero impiegare esattamente lo stesso tempo, ma soprattutto fare sempre un suono abbastanza riconoscibile. Perché l'audio è uno degli aspetti più importanti in Apex Legends, quindi non potrebbero ovviamente introdurre delle animazioni della rianimazione più silenziose o altro. Queste animazioni potrebbero molto semplicemente andare a sostituire quelle di base o, perché no, diventare degli oggetti cosmetici sbloccabili. Potrebbero essere trovabili nelle casse, sbloccabili con i materiali creazione e, perché no, anche con il pass battaglia. E non la vedo così impossibile come cosa, perché è praticamente la stessa cosa delle esecuzioni. Si tratterebbe di un'animazione diversa che però non impatterebbe per nulla a livello di gameplay. E perché vi sto facendo questo discorso? Perché sembra che la Respawn voglia introdurre nuovi elementi di personalizzazione. Infatti nel secondo pass battaglia hanno annunciato 3 nuove categorie di oggetti che andranno a sostituire gli oggetti inutili che erano presenti nel primo pass. La prima categoria è già stata confermata e si tratta delle emote per lo skydiving, mentre le altre due non le conosciamo ancora. E perché no, una di queste due potrebbe proprio essere quella delle animazioni personalizzate per la rianimazione. In ogni caso, ditemi se le mie idee vi sono piaciute e fatemi sapere anche le vostre. E come preannunciato, adesso parliamo dell'aspetto della caratterizzazione un po' più in generale. La cosa che mi piace di più di Watson è proprio che sembra essere stata caratterizzata da Dio. Ha delle animazioni personalizzate per praticamente tutto, compresa la rianimazione. E io spero a questo punto che intervengano in questo senso anche per quanto riguarda le vecchie leggende e non solamente per quelle nuove. E ripeto, questo sarebbe utile sia per caratterizzarle meglio, nel senso dargli un'identità un po' più forte, ma anche per permetterci di personalizzarle di più. E una prima possibilità di fare questo sarebbe proprio quella di introdurre più animazioni personalizzate. Poi, volendo, potrebbero anche dare la possibilità di personalizzare un maggior numero di frasi piuttosto che solamente quella di intro e quella delle uccisioni. Io finora in questo video vi ho parlato solamente di modifiche a livello estetico che non hanno nessun impatto sul gameplay. Ma perché no, se queste animazioni della rianimazione nuove andassero semplicemente a rimpiazzare quelle di base e non fossero sbloccabili, potrebbero anche avere un effetto speciale. Ovviamente non possono introdurle come oggetti sbloccabili o acquistabili e dargli degli effetti speciali, perché diventerebbe un pay to win, ma sarebbe una cosa possibile se le rendessero disponibili fin da subito per tutti. E un esempio di effetto speciale potrebbe essere che quando vieni rianimato da Octane, che sfrutta la sua siringa, per un certo tot di secondi hai la velocità aumentata. Oppure quando vieni rianimato da un Gibraltar sei invincibile per 2-3 secondi. Insomma, cose del genere. E anche questa sarebbe una via molto interessante, perché andrebbero a differenziare ancora di più le leggende e di conseguenza il gameplay che ognuna offre. E allora, fatemi sapere anche se siete più dell'idea che queste animazioni debbano essere puramente estetiche o se vorreste vedere anche degli effetti particolari per ognuna. E soprattutto ditemi quali altri aspetti di personalizzazione aggiuntiva vorreste che venissero introdotti. E detto questo, direi che per oggi può bastare. Io vi lascio alla fine del gameplay e noi ci rivediamo tra un paio di minuti nell'outro, dove vi ricordo che farò i saluti. Abbiamo finito! Spero che il video vi sia piaciuto e se è stato effettivamente così potete ricambiare lasciando un mi piace e se non lo siete già iscrivendovi al canale. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei contatti e i miei social e vi invito a seguirmi soprattutto su Instagram, dove mi trovate come NicoMyGod. Se vi va fatemi sapere la vostra sull'argomento del video con un commento e adesso, come promesso, faccio i saluti. Quindi per questo video saluto Profedre, Crypto sarà OP, non lo possiamo sapere perché non è stata ancora confermata
confermata nessuna delle sue abilità. Se dovessero essere confermate quelle che sono state leakate e di cui vi ho parlato qualche video fa, potrebbe essere un personaggio interessante. Scantic e il video sugli op-up lo posso fare, ma a questo punto conviene aspettare che escano anche i due nuovi con la Season 2. Pietro e l'aspetto dell'immagine del personaggio, sì, lo curo abbastanza. Diciamo che per ogni personaggio cerco di trovare la combo migliore tra posa e sfondo, perché è una cosa che mi piace abbastanza. Gamerniz, tra Spitfire e Devotion preferisco il Devotion, soprattutto se equipaggiato col turbocompressore. Jonas, che mi chiede la mia località preferita su Apex, e direi base aerea barra arena. In ogni caso, in generale, se devo giocare per fare tante kill e per cercare di vincere la partita, mi piace scendere nei posti abbastanza vicini a Skull Town, in modo da equipaggiarmi per bene e poi pushare tutti i team che sono rimasti in vita lì. MJ italiano, Nick Trofa e a Titanfall 2 non ho giocato, quindi sinceramente non so quale arma aggiungerei. E Stefano Giovannini, che chiede se mi piace il Flatline, e mi piace abbastanza, però lo utilizzo solamente in early game, quando trovo un'arma migliore lo droppo sempre. Ciao a tutti! E vi ricordo che se anche voi volete essere salutati, dovete semplicemente lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale e scrivere un commento. E fate anche i saluti, io vi lascio all'outro e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ragazzi! Bella! Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.